Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ben arrivata. Un attimo soltanto, allora, grazie. Prima di arrivare alle prime domande, abbiamo il collegamento con il nostro inviato che stamattina è in zona Trastevere, in Roma. Jacopo Nassi, buongiorno, buongiorno. Sì, buongiorno Francesco, ovviamente buongiorno anche alla tua ospite. Sì, sono a Piazza Santa Maria in Trastevere. Oggi siamo qui in zona Trastevere, siamo ritornati in zona Trastevere perché i residenti continuano a denunciare quello che è la situazione, soprattutto nelle sere del weekend, adesso che poi è tornata la bella stagione, rispetto al chiasso, rispetto anche al degrado che poi si crea rispetto a questa movida in alcuni punti davvero sfrenata. Si parla di litigate molto forti, si parla di stato, molte persone anche stato di ebbrezza che schiamazzano fino a notte fonda e poi lasciano residui di bottiglie, cartacce e anche altro qui proprio nel cuore di Trastevere. Residenti davvero stremati, Francesco, e questa mattina sono arrivato già da un po', effettivamente già le prime persone con le quali ho parlato, sia residenti sia anche commercianti, veramente sono ad un punto quasi, hanno quasi esaurito la pazienza, perché la situazione non migliora, anzi, ripeto, con la bella stagione stanno riaffiorando i soliti problemi di Trastevere, chiamiamoli così. I soliti problemi di Trastevere. Vuoi fare una domanda alla nostra interlocutrice, Jacopo? Così poi iniziamo anche con le domande degli ascoltatori, dai, visto che sei lì. Sì, sì, Francesco. Beh, una domanda, oggettivamente, vedendo anche l'indomani dopo il weekend, quindi ci sono operatori dell'AMA che, va detto, sono al lavoro, ecco, però capire se durante il weekend ci sono ad esempio dei controlli per gestire magari la situazione venerdì, il sabato, la domenica sera soprattutto, quando sta avvenendo, quindi mettere un freno durante questa movida qui a Trastevere, oppure bisogna aspettare sempre magari i giorni seguenti e vedere i residenti sempre più stremati da questa situazione. C'è però la domanda è chiara, allora può rispondere? Certo, e allora, per quanto riguarda appunto queste situazioni che rileviamo ormai purtroppo non soltanto da oggi ma ormai da variato tempo, possiamo sicuramente dire che un po' di civiltà anche da parte del cittadino stesso o da parte del turista sarebbe benvenuta, insomma. Purtroppo per quanto riguarda anche i controlli, che è cosa nota, che le nostre forze, i nostri agenti di polizia locale sono molto al di sotto del numero, quindi di risorse umane di cui Roma avrebbe bisogno, di cui necessita. Considerate soltanto che Roma necessiterebbe di circa 9.000 agenti, noi attualmente ne abbiamo all'attivo 5.006, quindi coprire tutta Roma diventa molto difficile, senza considerare che poi la polizia locale ha tantissime competenze, quindi quelle relative alla mobilità, quelle relative alla polizia giudiziaria, quelle relative all'ambiente, al patrimonio, alla tutela ambientale. È molto complicato riuscire a gestire le risorse che abbiamo in attivo su tutti i siti sensibili e quindi turistici in cui appunto si manifestano queste situazioni di degrado, considerando appunto che Roma, io parlo di Roma perché appunto è una situazione a sé, è composta di tantissimi luoghi sensibili, di tantissimi luoghi turistici e di aggregazione. Si sta facendo il possibile e si sta procedendo anche, come cosa nota, all'assunzione, appena finirà insomma il concorso e si creeranno le graduatorie, di 300 agenti di polizia locale in più, però purtroppo siamo ancora al di sotto del numero che servirebbe e che necessita, insomma, di cui necessita la città. Questo purtroppo è un grave problema, come sono problemi molti altri. Io invito comunque il cittadino sempre a fare attenzione, a rispettare la propria città e anche al turista magari di fare attenzione, di cercare di mantenere un decoro. Questo è il primo passo, penso, quello culturale, quello mentale. Decoro in tutti i sensi, no, onorevole Sei? Cioè anche nel modo di comportarsi, nella aggressività che invece spesso viene seminata, distribuita a dosi massicce, volgarità, ce ne sono di tutti. Ce n'è di tutti i tipi, un armamentario. Sì, poi c'è da aggiungere anche che, però, sì, bisogna anche capire che è Roma, non è che può andare a dormire presto tutta la città, e ci sono delle zone che inevitabilmente di notte nel centro di Roma sono quelle che
che poi tirano a tardi, quindi è chiaro che uno non può pensare che alle 11 chiuda tutto a Roma, no? Perché anzi, una critica che spesso è stata fatta alla nostra città, Sara, è stata quella proprio di essere un po' una città che dorme, è una città che non è molto festosa, ecco, voglio dire, di notte soprattutto, i locali, e quindi è normale che ci siano delle zone disponibili e accoglienti. Altro è chiaro che uno deve anche sapersi comportare. Stava dicendo, scusi? Diciamo che tutto questo non è neanche facilitato, come sa, dalla recente penalizzazione di alcuni reati. Si vedono notizie di persone che consumano atti sessuali in strada o che comunque fanno cose che precedentemente magari erano considerate come fattispecie di reato, ad oggi sono semplici violazioni, sì, sono semplicemente violazioni o al codice, quindi, oppure alla, certo, alle, esatto, costumanze, è vero. Quindi per cui molte volte non sono perseguibili neanche a livello penale proprio a causa di questa penalizzazione, che capisco ha un suo motivo, però comunque non ha facilitato principalmente a Roma la situazione che vediamo oggi. Allora, lei si occupa di quali argomenti, onorevole Seccia? Di commercio, per esempio, lei è la vicepresidente della commissione, mi sembra, no? Sì, esatto, sono vicepresidente della commissione commercio, sì. Sono membro della commissione bilancio, mi sto occupando attualmente del regolamento sulle sale slot, quindi del gioco d'azzardo. Ecco, di questo parliamo. E tantissimi adesso. Altri argomenti non glieli elenco, altrimenti ci annoiamo. No, no, però bastano, possono bastare. Vogliamo parlare un po' di slot machine? Quali sono le nuove regolamentazioni? Faccio presente che il Movimento 5 Stelle a Roma ha fatto come baluardo, uno dei suoi baluardi all'inizio della consigliatura, appunto la lotta alla, o perlomeno alla limitazione del gioco d'azzardo nella città. Sì. C'è da fare una premessa molto ampia. Noi abbiamo in mano un testo già pronto da parte nostra, lo stiamo limando, sarà pronto e porteremo in aula il testo durante il mese di giugno, quindi basta insomma qualche settimana, e siamo anche un pochino preoccupati per la conferenza unificata che c'è stata lo scorso 4 maggio tra Stato, Regioni e ANCI. Come lei sa, le città, molti comuni italiani hanno adottato dei regolamenti, a volte spesso anche non fallimentari, quindi TAR hanno dato anche ragione a questi comuni, e noi stiamo procedendo in questa linea. Purtroppo nella conferenza unificata Stato, Regioni e ANCI abbiamo rilevato che il lavoro che hanno svolto molti comuni italiani e che stiamo svolgendo anche noi, perché a Roma come fenomeno ormai ha dilagato in maniera esponenziale, non favorisce appunto questa limitazione del gioco. Basti pensare che si sta proponendo un distanziometro di 150 metri dai luoghi sensibili, quindi da parte dei locali che devono distare 150 metri dai luoghi sensibili, e i luoghi sensibili prima identificati e molto più numerosi, come ad esempio prevede la nostra legge regionale 5/2013, erano 7. Il governo vuole ridurli a 3, quindi soltanto luoghi di culto, scuole e SERP, senza considerare che propongono una riduzione del 35% delle macchine AVP, che sono quelle potenzialmente meno nocive, però a cominciare da bar e tabacchi, che in realtà sono poi il fantino di coda da andare a colpire. Bisognerebbe, secondo noi, andare a colpire prima le sale dedicate, quindi le vere sale gioco. E poi stabiliscono nel preaccordo che in 3 anni però questa riduzione del 35% delle AVP sarà sostituita da altre macchine, attenzione, controllate da remoto ma con le stesse caratteristiche. Quindi capiamo che se non c'è una normativa a livello nazionale che ci dia anche una mano a noi comuni o alle regioni, che attualmente sono gli unici che si stanno interessando al problema, non ne usciremo molto velocemente, o comunque non ne usciremo con successo. Avanti, no? Così conclude su questo fronte. Questo problema, il fatto che abbiano proposto i 150 metri a fronte dei 500 che proponiamo noi a Roma, quindi una distanza dal locale di gioco al luogo sensibile di 500 metri, che è anche la media più o meno nazionale dei grandi comuni, si contrappone con le ultime sentenze del Consiglio di Stato, che respinge ad esempio in Puglia, in provincia di Lecce, un ricorso di una sala scommesse contro il distanziometro di 500 metri.
Il Consiglio di Stato dice letteralmente che prima bisogna considerare la salute quale diritto primario, anche costituzionalmente garantito, poi gli affari. Il governo con i 150 metri che sta proponendo non sappiamo come si metterà, nel senso abbiamo delle discrasie appunto tra le pronunce giurisprudenziali che ci stanno molto aiutando a portare avanti appunto questa battaglia e quello che il governo oggi ci sta proponendo. Sicuramente noi faremo, diciamo, il nostro per cercare di dilatare un pochino queste distanze. Spero che qualcuno ci ascolti, insomma, in qualche maniera, perché altrimenti entrate in vigore queste norme, tutti i regolamenti che i comuni hanno adottato si renderanno vani, compreso il nostro che verrà a breve approvato in aula. Addirittura, quindi sì. Una legge che annulla anche il lavoro fatto dai singoli comuni su questo fronte. Esattamente, non solo, ma anche dalle regioni. Noi abbiamo una legge regionale che stabilisce 7 luoghi sensibili, sì. Se il governo li va a ridurre a soltanto 3, vediamo da soli, anche con un distanziometro di soli 150 metri, che la direttiva, la mini manovra, come l'hanno chiamata, la manovrina, non ha ragione di esistere. Comunque mantiene una situazione già comunque attuale e non cambia sostanzialmente nulla. Allora, un attimo, anche su questo fronte c'è Marcello che ci racconta di lui è un barista, aveva queste macchine slot dentro il suo bar, ha deciso qualche mese fa di farne a meno. È stata una sua decisione, no? un fatto veramente è veramente forte, no? come scelta. E incidere, e allora io ne approfitto da questa testimonianza dell'ascoltatore per dire anche a Sara Seccia e quindi a questa amministrazione di magari di provare anche sotto questo su questa direzione, cioè la direzione di sensibilizzare i titolari, poi chi gestisce attività sì. Come questo, no? In qualche maniera. Certamente, noi capiamo benissimo, io parlo sempre calandomi nella realtà romana, come lei sa abbiamo tantissimi esercizi commerciali al netto delle sale slot che si occupano, o comunque delle sale gioco che hanno come attività principale proprio quella del gioco. Anche per quanto riguarda bar o baccherie, coloro che decidono di rimuovere o di non installare tale slot sicuramente è un loro grandissimo merito, perché effettivamente possono rendersi conto da soli quanto le persone, una volta che magari entrano all'interno del locale, perdono del denaro o comunque molto tempo davanti a questi apparecchi. Si stava ragionando anche su un eventuale sgravio fiscale sui tributi locali per coloro che decideranno appunto di togliere le macchine o comunque di non installarle. Il problema di Roma in realtà è che moltissimi esercenti le hanno, quindi a livello contabile di bilancio in questo momento noi non siamo in grado di poter assicurare uno sgravio fiscale sui tributi locali, tanto il fatto che il nostro bilancio si sta riprendendo, diciamo, dall'impasse che aveva. Siamo riusciti appunto ad approvarlo in tempo, ad avere delle premialità, però ancora non basta, ci vorrà ancora di tempo per cercare di far quadrare i conti ove possibile, e magari in futuro si potrà fare anche un ragionamento del genere in favore di questi esercenti virtuosi. Se gli esercenti sono virtuosi vuol dire che lo Stato non lo è, almeno su questo fronte, no? È un po' strana come situazione, ma alla luce di quello che le ho raccontato, insomma, nei contenuti del preaccordo, non vogliamo essere diciamo in malafede, però insomma da quello che si legge la situazione così com'è non cambierebbe, anzi rimarrebbe quella che è. Sembra, se lei consideri che dagli anni 90 si è data una grande propulsione, una grande spinta al gioco d'azzardo, proprio perché negli anni 90, con la crisi, la recessione, tutto ciò che è derivato in quel periodo, si è cercato di fare introito. Adesso le faccio un altro esempio: con il decreto legge 39 del 2009, il governo addirittura ha assicurato allo Stato maggiori entrate per il gioco d'azzardo per cercare di trovare i fondi per finanziare le popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila del 2008. Ecco, io penso che questo modo di fare introito non debba andare a toccare poi la salute del cittadino, comunque non debba essere fatto sulla pelle del cittadino. Ci sono tanti modi per trovare introito, sicuramente diranno allora alziamo l'imposizione fiscale. No,
però fare una politica di risparmio, comunque di spending review all'interno anche del bilancio nazionale, io credo che sia una buona mossa per cercare appunto di trovare anche dei risparmi di spesa, delle voci di risparmio. Non sempre si deve arrivare a varare delle manovre del genere, anche perché finanziare un popolo comunque terremotato, poi è stato proposto anche per Amatrice un provvedimento del genere, ma per fortuna non è stato formalizzato. Io credo che non sia una buona cosa, perché si va in un senso a fare introito per cercare appunto di rifinanziare o comunque di ricostruire in una città appunto colpita da un evento del genere, però lo si fa attraverso il gioco d'azzardo, che di per sé non è un elemento positivo, quindi è un circolo vizioso che andrebbe in qualche modo scardinato. Allora, collegamento stamattina, come tutte le mattine alle 10.05, con un rappresentante dell'Assemblea Capitolina. Oggi abbiamo Sara Seccia del Movimento 5 Stelle, e si occupa di commercio e di bilancio, tra le altre cose. Sì. Sempre sul commercio, qualche giorno fa il Corriere della Sera, che non è proprio tenero nei vostri confronti, ma comunque insomma, Sergio Rizzo, che è il direttore delle pagine del Corriere della Sera, delle pagine romane del Corriere della Sera, scrive: ambulanti, il grande inganno del nuovo regolamento. Il Campidoglio si appresta a varare un regolamento per salvaguardare il monopolio delle bancarelle. A Roma 11.000 postazioni di commercio ambulante a 50 centesimi al giorno. E quello del costo, poi, di quanto costa Roma, no? Di quanto costa un pezzo di Roma che viene comunque dato in gestione, in appalto, viene utilizzato da qualcun altro, è un discorso che è stato utilizzato anche per, è stato definito l'eco mostro lì sul Palatino, per lo show su Nerone. Ci dà qualche informazione in più su questo, onorevole? Guardi, mi lasci spiegare un attimo che cosa sta accadendo. Io credo che queste informazioni, per quanto io ringrazio chi fa informazione, ma penso che una letta magari alle nostre proposte sarebbe d'aiuto per tutti, anche per chi ci ascolta. Io mi sento di dover difendere il presidente della Commissione Commercio, Andrea Coia, che in questo periodo, da mesi oramai, viene attaccato per la proposta della nuova 35, ossia sul commercio su area pubblica. Sì. Ci tengo a precisare che quei monopoli, o meglio oligopolio, di determinate famiglie che detengono una buona parte delle licenze per il commercio su area pubblica, noi stiamo prevedendo delle limitazioni per famiglia anagrafica del numero massimo delle licenze che possono essere possedute, in primis. In secundis devo dire che ci sono anche altri requisiti, ovviamente, e anche delle novità che stiamo introducendo attraverso questa nuova proposta. Ad esempio, la nuova rilocalizzazione delle postazioni in luoghi più consoni, che non creino intralcio alla viabilità, che non creino intralcio al pedone sui marciapiedi, controlli più stringenti per quanto riguarda appunto la regolarità delle postazioni stesse, quindi calcolando anche l'occupazione del suolo pubblico, andando a misurare il banco se effettivamente corrisponde a quello previsto dalla normativa. Abbiamo previsto anche l'obbligo di esporre appunto per chi ha licenza, e quindi automaticamente si escludono coloro che esercitano abusivamente, l'esposizione appunto della licenza in bella vista con il logo di Roma Capitale, onde consentire anche a chi fa i controlli di controllare molto più agevolmente. E questa è soltanto l'inizio di una serie di requisiti, insomma, che cercano di appunto dare una regolamentazione a questo tipo di commercio, che ha molto sofferto a Roma. Come sa, ci sono molte aree, la via Tuscolana, via Cola di Rienzo, che sono anche strade di commerciali molto, certo, molto vive, certo. E che non solo creano problemi al disabile che non può passare, perché spesso si mettono anche sulle scivoline dei disabili per poter passare, si agganciano al semaforo magari tenendo le corde dell'ombrellone. Ecco, tutto questo non deve essere fatto, perché comunque un nuovo regolamento prevede una serie di regole che tutti devono rispettare. Non è facile avere a che fare, voglio dire, il problema degli ambulanti. Ricorderà un paio di settimane fa anche l'episodio del cittadino, credo fosse nigeriano, adesso non ricordo la sua origine, che è morto forse scappando, comunque in ogni caso era un ambulante, ha fatto di nuovo
discutere di questo problema, no? Come risolvere il problema degli ambulanti abusivi? Parliamo di ambulanti abusivi, che è un'altra cosa realmente enorme. Come si fa, onorevole, a lavorare su questo fronte? Lei sta parlando naturalmente di ambulanti però non abusivi, no? Ma sugli abusivi come si fa? Che si fa? Come l'abusivo si può fare? Lo dice la parola stessa, sei abusivo, sei al di fuori della normativa, quindi la tua postazione non è prevista. Non per è legge. Prevista, certo. Esatto, e però avviene proprio quello che è avvenuto, come avviene poi quasi quotidianamente, oramai, cerchiamo di presidiare... Caduta la linea. Allora facciamo in questo modo, noi la recuperiamo per un saluto tra poco. Eccoci ancora collegati, lo dico a Sara Seccia che è di nuovo collegata con noi. Bentornata. Scusate, è caduta la linea. No, beh, non dipende certo da lei. Allora stavamo chiudendo dando uno sguardo un po' anche a quest'altro ambito che è quello del commercio, dell'ordine un po' in generale, no? Rispetto anche a questo, agli ambulanti e ai commercianti. E, vogliamo chiudere anche con qualche notizia che lei ci può dare proprio sul fronte dei provvedimenti che questo comune sta per prendere in esame anche nel prossimo futuro? Sì, guardi, il prossimo futuro, quindi parliamo del fine del mese di maggio e nel mese di giugno, sono proprio quelli di cui le ho parlato, quindi la nuova proposta della 35, quindi sul commercio su area pubblica, e dicevamo prima appunto che per gli abusivi, per l'abusivismo, si interviene attraverso gli interventi random sulla base di segnalazioni cittadine e sulla base di quello che la polizia locale, sulla base delle loro informazioni in cui sanno appunto che c'è questo fenomeno, e appunto intervengono per lo sgombero o comunque per disincentivare. Purtroppo quello che è successo non era ovviamente nostra intenzione, ci mancherebbe anche altro, e quindi purtroppo è successa una cosa incresciosa, però purtroppo anche in quel caso si parlava di persone senza alcun titolo e la polizia locale ha fatto semplicemente il suo dovere. Per quanto riguarda appunto poi il regolamento sulle sale slot, questo arriverà in aula per l'approvazione con qualche emendamento, perché ovviamente, come ripeto, lo stiamo limando per cercare di renderlo più perfetto possibile, perché come sa comunque bisogna fare attenzione con queste nuove discipline, bisogna renderlo insomma chiaro e non interpretabile, anche per favorire il controllo da parte degli agenti preposti, e questi saranno i prossimi due provvedimenti che porteremo in aula, quindi commercio su area pubblica e regolamento sul gioco d'azzardo. Prendiamo atto e segniamo tutto, grazie e buon lavoro a lei, a presto ancora, grazie, su Radio Roma Capitale.